che è qui, ovvero con la parola a Giancarlo Cancelleri. Hai allargato un po' l'invito. Il video di poco fa, io voglio parlare un po' delle cose che abbiamo visto, perché secondo me sono molto interessanti, le avete viste anche voi, quindi discutiamone. Il video di poco fa con tutti i consiglieri comunali, c'è una parola bellissima che tutti hanno ripetuto e che è un po' anche il senso del Movimento 5 Stelle, noi. Noi stiamo abolendo l'idea dell'io, io non esiste più. Una volta Peppe mi ha detto, oggi vi dico tante di quelle cose che mi ha detto Grillo in questi anni che ci conosciamo, anche per farvi toccare con mano l'uomo, perché spesso lo vediamo in TV, ce lo raccontano le televisioni e ci raccontano un'idea distorta, una persona normale come noi. Lui una volta mi disse, quando parli con qualcuno, se nella stessa frase mette più di 5 volte io, non ti fidare. È proprio il senso della persona, il senso di quando qualcuno dice sempre io, è autoreferenziato, sta pubblicizzando se stesso, non gli interessa il bene comune, non ha intenzione di collaborare con qualcuno per costruire un progetto. Io, che sembra una cosa importante, interessante, quando parli di sociale, quando parli di comunità, quando parli di beni comuni, quando parli del tuo paese, della tua nazione, diventa un limite, un freno. Io non sono migliore degli altri, io divento migliore se muovo le fila quando sto in mezzo alla fila. Quella parola noi è bellissima invece, noi, il senso di gruppo, di comunità, stare insieme. La comunità, che parola importante comunità, forse ve lo dicevo anche quando eravamo l'altra volta alla presentazione alla Marina. E comunità, il senso di comunità, questa parola dentro c'ha solidarietà, c'ha concetti come solidarietà, aiutarsi gli uni con gli altri, quelli che hanno di più che sono quelli che hanno di meno, cioè noi è una parola completa, una parola che ci descrive, e gli altri non la usano, o meglio la usano soltanto quando c'è da fare la campagna elettorale, poi ritorna di nuovo io, perché Orlando il sindaco lo sa fare, noi abbiamo il Movimento 5 Stelle che vuole governare la città, non abbiamo bisogno dell'uomo forte al comando, non abbiamo bisogno dell'uomo solo al comando, non abbiamo bisogno di 20 persone che si occupano della gestione, noi pretendiamo che i cittadini cominciano a mettere un po' del proprio tempo. Ogni volta che parliamo di voti del Movimento diciamo sempre, voi non ci dovete delegare, decidete di votare per il Movimento, entrate dentro la cabina elettorale e invece della scheda trovate un contratto da firmare, non è un contratto con noi, non è con me, non è con Ugo, non è con il Movimento, è con voi stessi, con il vostro futuro, con i vostri figli, con la vostra moglie, con i vostri mariti, con la comunità in cui abitate, è un contratto con loro, è un contratto di solidarietà, di fratellanza, di comunione, o se volete di partecipazione, o se volete di lavoro. Dice, ma tu mi chiedi di lavorare? Dice, io non sono consigliere comunale, non mi candido. Perché dovrei lavorare? Perché c'è in mezzo il fatto che quando non abbiamo lavorato, quando non abbiamo dedicato tempo al nostro paese, alla vita pubblica del nostro paese, il nostro paese è diventato quello per cui oggi siamo qui. Quello che non ci piace. Allora dobbiamo cominciare a mettere un po' del nostro, 5 minuti la settimana per chi non può, per chi può magari un po' di più, anche un'ora alla settimana, ma sapete che serve? Serve tutto. Poco fa sono intervenuti Adriano, poi è intervenuto Alessandro, poi è intervenuto Andrea, poi è intervenuto William e mi hanno parlato tutti di un aspetto fondamentale, il fundraising, i soldi, noi non prendiamo finanziamenti pubblici, ma non è qui la questione di mettere in mano, cioè ma di stabilire anche attraverso i social, come mi diceva William, la possibilità di far diventare popolare questa pratica che noi facciamo. Noi non ci facciamo finanziare da nessuno, questa cosa è importante, la nostra unica lobby che ci finanzia sono i cittadini. E anche lì una volta Beppe mi disse una frase bellissima, cioè tu scopri chi finanzia un candidato e poi a quel punto saprai chi governerà il paese che quel candidato andrà a governare, perché non è lui. Se a me i soldi me li dà Leni, io non posso fare delle cose contro Leni. Se a me i soldi me li dà un'altra azienda, io dovrò fare quelle cose per quell'azienda, sono i miei finanziatori, sono i miei promotori, sono
andando a svolgere quel ruolo. È un contratto che abbiamo fatto, io ti do soldi, ti faccio leggere e tu quando sei libero leggi per me. Allora se sono i cittadini che mi danno soldi a quel punto cambia tutto. Per questo chiediamo piccoli finanziamenti, 1 euro, 2 euro, per poter far sì che la più grande lobby della storia d'Italia, che sono i cittadini, entri dentro e possa comandare finalmente. E i nostri candidati devono fare assolutamente quello. È molto importante questo passaggio, perché non è da poco, non è assolutamente da poco. E l'importanza anche della partecipazione sui social network. Noi abbiamo sempre pensato che attraverso la rete dobbiamo riuscire a stabilire un contatto, ma commentare, riuscire a metterci un po' del nostro tempo, riuscire anche a contattare altre persone, questo diventa anche importante. La partecipazione di un parlava Andrea al programma. Cittadini di Palermo vedranno finalmente, dopo anni che sostengono una determinata battaglia con una determinata idea, finalmente riusciranno a vedere con un percorso condiviso con persone la loro idea che entra in un programma di un movimento che potrebbe andare a governare la città. E io mi sentirei fiero di questa cosa, se finalmente qualcuno riuscisse a scrivere quella mia idea in un foglio, dice guarda, ma io questa cosa la dico e finalmente qualcuno mi sta ascoltando. Oppure anche quella che diceva Adriana all'inizio, il discorso di partecipare, di rendersi sentinelle, e anche lì ritorno a Beppe, vi ricordate quando Beppe diceva dobbiamo diventare cittadini con l'elmetto? Non dice di fare un esercito rabbioso, rivoluzionario o comunque violento. Qui sta parlando di rivoluzione gentile, di cittadini con l'elmetto che si cominciano a battere per i propri diritti, gli altri ci buttano addosso le leggi sbagliate, ci dobbiamo difendere in qualche modo. Come? Ti metti l'elmetto e cominci a fare il cittadino attivo insieme agli altri, e cominci a scendere nelle piazze, fai petizioni, giochi con le loro regole e vinci con le loro regole. Perché qualcuno una volta ci disse, se Grillo vuole si faccia un partito, si candidi e vediamo quanti voti prende. E l'abbiamo fatto. L'ha fatto. Orlando, Ferrandelli e tutta la compagnia cantante che c'è dietro possano riuscire a fare una riunione del genere, perché signori questo non è un incontro pubblico, qua abbiamo chiamato quelli che ci credono per davvero, che sono pronti a metterci 10 euro, ad andarsi a fare un po' di volantinaggio, cioè è questo qui dentro quello che vedo. E non c'è una sezione di partito, come gli altri la chiamano, che riesca a riempire una sala del genere, non c'è. Allora cominciamoci a credere molto di più. Che succede? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cominciare a pensare in questo modo. Ognuno di voi è candidato sindaco a Palermo. E se voi fossi candidato sindaco a Palermo, cominciate a muovervi, cominciate a incontrare gente, cominciate a cercare di convincere più persone possibili, innanzitutto ad andare a votare, perché ci sono tanti che non vogliono andare, e poi ad andare a votare per il Movimento 5 Stelle. Cominciare a parlare con le persone, cominciare a fare incontri, cominciare a radunare 10-20 persone e le fai incontrare al candidato della tua zona, le fai incontrare a uno, comincia a organizzare incontri in giro per Palermo. Questa deve diventare un po' come quelle carbonerie, quei carbonari, un po' come quelle persone che si cominciano. Noi siamo sotterranei, noi non vinceremo secondo gli altri, siamo sottovalutati assolutamente. Va bene, mi sta bene, continuiamo a lavorare, vediamo. Tanto poi alla fine l'incognita verrà svelata, e verrà svelata giorno 11 di giugno, quando si cominceranno a aprire le urne, cominceremo a vedere se avevano ragione loro o se avevano ragione noi. Però io ricordo a tutti che tante elezioni erano quelle in cui noi non dovevamo fare nulla, e tante sono state le elezioni dove alla fine invece abbiamo fatto qualcosa. Alle regionali nessuno avrebbe mai scommesso che un gruppo di cittadini assolutamente impreparato, assolutamente inesperiente, loro dicevano, avrebbe fatto una campagna elettorale che li avrebbe portati da agosto alla fine di ottobre a diventare il primo soggetto politico dell'isola, perché siamo stati i primi, abbiamo preso più voti di tutti, abbiamo preso più voti al PD, più voti di Forza Italia, più voti al...
credibilità. Noi abbiamo esperienza, non abbiamo la loro, noi abbiamo l'esperienza delle nostre famiglie. Io ho sentito le storie qui di gente che parlava e che si presentava. C'è di tutto, come diceva Ugo, c'è un grande spaccato di persone. Ma questo che significa? Significa esperienze di vita, ricchezza, una cosa davvero meravigliosa. Ci sono storie romantiche, ci sono storie difficili, ci sono storie grandiose, ci sono persone che possono darci ancora e ci sono persone che invece hanno già dato e stanno continuando a dare tantissimo. Questa è l'esperienza che vogliamo portare dentro, l'esperienza di famiglie, di persone normali. Andare a governare un comune non è diverso da governare una famiglia, assolutamente. Anche perché io dico, una famiglia non l'ho mai vista fallire, mentre un comune amministrato da loro sì, quando vanno completamente a gamba all'aria. Allora, riprendiamoci anche questo senso, non dobbiamo avere paura, assolutamente, non dobbiamo avere paura di cominciarci a cimentare con quelli che sono e che sembrano degli avversari imbattibili e degli avversari enormi. Io ve lo dicevo quando eravamo lì alla presentazione, la prima volta che andavo a fare il primo incontro pubblico, io non mi ricordo la data, era il 6 di settembre, lo Sherbert, che a quel tempo nel 2012 lo faceva a Cefalù, di fronte alla cattedrale c'era adibita questa sala. Io entrai, non avevo neanche la giacca, avevo aereo in maniche di camicia. Ho visto tutti con le cravatte, con le giacche, tutti loro erano proprio politici, erano perfetti. Io ero lì un ragazzino, un geometra che veniva da Caltanissetta, candidato alla presidenza della regione con un partito che probabilmente non superava manco il 5%, e allora io mi ricordo che quei giorni studiai tantissimo per capire il nostro programma, per cercare di capire quali potevano essere anche le domande che mi potevano fare, prepararmi al meglio. E poi l'altra volta ho fatto la battuta, ma non è quella cosa. Ho studiato talmente tanto che quando ho sentito di parlare ho detto picchia, ma dovrei che studiare un po' di meno. Non hanno idea. Quindi io quello che vi prego è di crederci davvero, di metterci un po' del vostro tempo, di cominciare davvero a ragionare come grande comunità di cittadini che si deve cominciare a muovere. Non siamo pochi. Non siamo pochi, io sento tantissime persone che mi chiedono in giro quando vado per Palermo, anche dentro l'assemblea regionale, commessi, quelli del bar che mi chiedono i santini, le cose. A proposito della quarta circoscrizione, datemelo un po' che c'è gente che ha bisogno di qualcuno da votare. E sono tante persone che stanno andando avanti, sono tante persone che chiedono, sono tante persone da raccogliere ancora per strada, sono tante persone da convincere, ma sarà il nostro ruolo, sarà quello che dovremo fare, sarà quello che saremo chiamati a fare. Non è candidato soltanto chi è candidato realmente, è candidato anche chi non lo è, ma è candidato a cambiare la propria città, ed è un ruolo che è molto più potente, perché io non sono convinto che Ugo Forello abbia le soluzioni per Palermo, non sono convinto che solo la lista del movimento abbia le soluzioni per Palermo, io sono convinto che i palermitani hanno le soluzioni per Palermo, e quindi dobbiamo cominciare ad allargare questa famiglia, allargare questi incontri e cominciare a farli diventare sempre di più. Parliamo con la gente, facciamoci conoscere e soprattutto portiamoli davvero a innamorarsi di nuovo della gestione della vita pubblica di questa città e poi di questa regione e poi di questo paese. Abbiamo un'autostrada davanti, perché gli altri sono rimasti in panne e sono rimasti senza benzina. Noi, siccome andiamo con le energie rinnovabili, ancora la nostra batteria non si è fatta.